Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri». Sorelle e fratelli carissimi, nelle ultime due domeniche Gesù nel Vangelo ci ha presentato due immagini attraverso le quali ha manifestato la sua identità e la sua missione, quella del pastore bello che ci attrae a sé proprio attraverso la sua bellezza. Egli, come pastore, si prende cura di ciascuno di noi, qualunque sia la nostra situazione esistenziale. E poi, domenica scorsa, l'immagine della vite e di noi come tralci di Gesù, che è la vite, quella vera. Mentre l'immagine del pastore sta scomparendo dall'orizzonte culturale della nostra vita e rimane soltanto nei paesi montani, quella della vite, quella della vigna, fa parte del nostro vissuto quotidiano. Qui, nella zona di Lanciano, il vigneto è parte integrante della nostra esperienza. Ovunque giriamo gli occhi troviamo vigneti. C'è quindi qualcosa di ancora più intimo a noi stessi, c'è ancora qualcosa che fa più parte della nostra esperienza umana rispetto alla vite? Certo che sì, ed è proprio il tema di cui Gesù ci parla oggi nel Vangelo: l'amore. Ecco perché ci troviamo nella cappella feriale della chiesa di Santa Maria Maggiore a Lanciano, da poco riaperta al pubblico, vicino alla statua del Sacro Cuore, perché il cuore di Gesù è il modello più perfetto dell'amore, ciò a cui dobbiamo ispirarci perché la nostra vita sia vissuta sempre nell'amore, ma nell'amore maturo, quello bello, quello vero. Perché a volte noi, con la parola amore, con il verbo amare, vogliamo, fra virgolette, vendere il nostro egoismo, il nostro piacere. Attraverso queste parole, a volte, noi cerchiamo di strumentalizzare gli altri, di entrare in possesso degli altri. E allora il Vangelo di oggi ci rivela la qualità dell'amore bello, la qualità dell'amore vero, ciò a cui dobbiamo davvero tendere, perché dell'amore non possiamo fare a meno. L'amore è come il respiro. Allo stesso modo del respiro, l'amore ci aiuta a vivere. Se non respiriamo, moriamo. Se non amiamo, moriamo. Giovanni Paolo II, fin dall'inizio del suo pontificato, ci aveva rivelato un segreto: l'uomo non può vivere senza amore.
Il suo stesso essere rimane incomprensibile se non gli viene rivelato l'amore, se non si incontra con l'amore, se non ne fa esperienza, se non lo fa proprio. Ma che cos'è quindi questo amore? Che cos'è questo amare che Gesù ci chiede di vivere così come lo ha vissuto Lui? Che cos'è questo amore che è stato ciò per cui Gesù è venuto nel mondo, ciò per cui Gesù è vissuto, ciò per cui Gesù è morto ed è risorto? In italiano esiste solo la parola amore, solo il verbo amare, e con essi noi indichiamo una vasta gamma di cose. Noi diciamo di amare la natura e la cultura, di amare la musica e lo sport, gli animali e le persone. Ma possiamo dare un unico significato alla realtà dell'amore? Certamente no, dobbiamo essere capaci di distinguere e dobbiamo essere capaci di comprendere il vero significato di quello che Gesù ci sta dicendo. Ne va della comprensione della nostra stessa vita, ne va della realizzazione della nostra stessa vita, ne va della felicità della nostra vita, della gioia che deve accompagnarci lungo l'arco della nostra esistenza. Altrimenti al massimo raggiungeremo il piacere, altrimenti al massimo raggiungeremo un po' di soddisfazione, ma non avremo mai la gioia vera, la gioia dell'amore. Allora è importante entrare nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato. Gesù ha proclamato queste parole durante l'ultima cena, poco prima di donare la sua vita sulla croce, nel momento in cui ha istituito l'Eucarestia, in cui ci ha lasciato il suo corpo per amore. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue. Qui c'è il segreto dell'amore, un amore che non è fatto solo di parole, un amore che non è detto solo con la lingua, ma un amore che raggiunge i fatti, nella verità, come l'Apostolo Giovanni ci dice nella sua prima lettera. E sempre in questa prima lettera San Giovanni ci dice: in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio per primi, ma è Dio che ha amato noi e ci ha donato suo Figlio per la nostra salvezza. Ecco allora, amare nel Vangelo è la stessa cosa che dare. Umanamente invece, tante volte, quando noi diciamo di amare, quando noi usiamo la parola amore, intendiamo prendere. Non posso stare senza di te, dice l'innamorato alla sua innamorata, l'innamorata al suo innamorato. Nella mia vita manca qualcosa se tu non ci sei, quindi tu devi essere mia, tu devi essere mio. È una forma immatura di amore, ce lo ricordava anche il grande filosofo Erich Fromm nel suo libro L'arte di amare. Ti amo perché ho bisogno di te, dice l'amore immaturo, mentre invece l'amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. Io voglio il tuo bene, voglio che tu sia felice, voglio fare il possibile perché tu raggiunga la pienezza della tua vita. Insomma, l'amore che ci insegna Gesù è l'amore gratuito, incondizionato, in pura perdita. L'amore capace di andare oltre il riconoscimento, di andare oltre la reciprocità. Un amore capace di donarsi e basta. E quindi di raggiungere anche il nemico, anche chi non ci ama, anche chi non riconosce e non ricambia il nostro amore. È facile questo? Certamente no, ma è possibile. È possibile se noi non ci fermiamo al livello umano, in cui possiamo esprimere l'amore che i greci chiamavano eros.
questo bisogno di andare verso l'altro perché sentiamo un vuoto nel nostro cuore, perché sentiamo un bisogno nella nostra anima, perché sentiamo una povertà. Infatti, ci ricorda Platone, raccontandoci il mito della nascita di Eros, che sua madre si chiamava Penia, cioè povertà. E quindi, umanamente parlando, spesso l'amore è il bisogno di riempire questa povertà. Gesù ci dice qualcosa che va oltre. Gesù ci parla di agape, non semplicemente di Eros. Ci parla di agape, che è appunto questo amore incondizionato e senza limiti. Pensate, questa parola agape in tutta la letteratura greca non viene usata più di una dozzina di volte. Nel Vangelo di Giovanni 40 volte, solo nel discorso dell'ultima cena 25 volte. In questi pochi versetti che oggi abbiamo ascoltato, la parola amore 4 volte, il verbo amare 5 volte, la parola amici 3 volte. Gesù ci vuole far penetrare la realtà dell'amore incondizionato, dell'amore senza limiti, dell'amore gratuito. Ci invita a farlo nostro, facendoci comprendere che esso è parte della nostra natura spirituale, del nostro essere figli di Dio, non semplicemente maschi e femmina. Quindi ci nasce dentro non da una esigenza del corpo, ma ci nasce dentro da un'esigenza del cuore. In quanto figli di Dio, noi osserveremo il comando dell'amore, che non è qualcosa di esterno a noi al quale siamo costretti ad ubbidire, ma è qualcosa che viene dal nostro intimo e che ci permette di esprimere la nostra realtà più bella. Nell'Antico Testamento il comando di Dio era scritto sulla pietra. E spesso l'uomo lo sentiva esteriore a sé, esterno a sé, costrittivo. Per cui dove giungeva l'uomo nell'Antico Testamento ad affermare non fare agli altri quello che non vuoi gli altri facciano a te? O al massimo, come sintetizza Gesù nel discorso della montagna, a dire fai agli altri quello che vuoi gli altri facciano a te. In questo è tutta la legge e i profeti. Gesù va oltre, ama come amo io, ama in perdita, ama gratuitamente, ama in modo incondizionato. E per farci comprendere che questa è la nostra realtà interiore, già con i profeti ci aveva detto: guardate, io toglierò il vostro cuore di pietra e vi metterò un cuore di carne, sopra il quale scriverò la mia alleanza, scriverò il comandamento dell'amore, scriverò il comandamento che vi farà felici, che vi farà portare frutti di gioia, che vi farà portare frutti di pace. E per questo Gesù ci chiama amici. Servo nel Vecchio Testamento, ma anche nel Nuovo, è una parola importantissima. Con questa parola venivano definiti coloro che erano più disponibili a servire il Signore, a fare la sua volontà. Mosè viene chiamato servo di Dio, Giosuè viene chiamato servo di Dio, Davide viene chiamato servo di Dio, San Paolo definisce se stesso servo del Signore e la Madonna stessa, parlando di sé, dice all'angelo: eccomi, sono la serva del Signore. Non è un titolo offensivo, non è un essere messi da parte, è qualcosa di grandioso. Eppure Gesù ci dice: io non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Vi invito a fare un ulteriore salto di qualità, perché io con voi mi voglio confidare, io con voi voglio un rapporto alla pari, io voglio rivelarvi i segreti di Dio, il segreto più bello e più profondo di Dio. Voglio donarvi l'amore. Voglio donarvi la chiave di volta perché la vostra vita sia felice.
Nell'Antico Testamento solo di Abramo e di Mosè si dice che erano amici di Dio, che parlavano con Dio faccia a faccia, proprio come un amico parla con l'amico. Oggi Gesù ci dice che tutti possiamo essere suoi amici, senza cercare raccomandazioni, senza cercare scorciatoie. È Lui che ci offre su un piatto d'argento questa possibilità. Certo, Gesù però non vuole che noi siamo come gli amici di Facebook, non vuole che noi siamo come gli amici su Instagram. Gesù non vuole che noi siamo amici secondo la nota trasmissione di Canale 5. Vuole che noi siamo amici così come Lui lo intende nel Vangelo. Accogliamo il dono del Suo amore, accogliamo il dono della Sua amicizia e iniziamo ad amare come Lui ci ha amati. E iniziamo ad amarci gli uni gli altri, perché Gesù non ci invita ad amare l'umanità nella sua genericità, ma ad amare le persone singole, quelle che incontriamo quotidianamente, quelle con cui ci imbattiamo, e ad amarle una ad una nella concreta circostanza in cui ci troviamo. Allora la gioia del Signore sarà in noi e la nostra gioia sarà piena.